chiedono per lui. 3 e 07 del 08 per la media finale e la sua vittoria. Ismail Adim Caivano Lammers. Caivano Lammers, Ismail Adim, vincente. Vai, vai, 31.30, siamo nell'ottica di 3.07 al chilometro rosa di Martino dalla mia splendida penisola sorrentina. Rosa in gara insieme a noi. 32 minuti da via. E così come lo facendo in tutte le gare che mi piacevolmente sono a presentare, ringrazio anche Crispano, perché grazie anche a eventi come quello di Crispano la Federazione Mondiale mi ha dato l'opportunità di presentare a Napoli le Universiadi. Sono stato lo speaker ufficiale degli eventi su strada dell'appuntamento più importante al mondo del 2019, le Universiadi, mezza maratona e 20 km di marcia. Stanno per arrivare, ha fatto il vuoto al quarto chilometro, naturalmente il vuoto è diventato una voragine al decimo. Attendiamo l'arrivo del secondo e del terzo. Grazie Gigi. Allora Antonella, forza ragazzi, lo facciamo sentire l'applauso di Crispano, facciamoci sentire. Ultimo giro, ideale Campanella. Grande ragazze, stanno per arrivare perché sono 33.20 da via. Il pluricampione italiano, massa 50, grande performance per Pasquale Iapicco. Grande Pasquale, ma lui è abituato alle grosse prestazioni. 33-44, noi lo seguiamo, noi di Videoland.it come è giusto che sia. Vincenzo Falco c'è, Caivano Lammers che monopolizza la classifica maschile. Vincenzo in seconda posizione, terza posizione per lui, 33-57 all'arrivo. Prima donna, pronostico 39-30, 39-40. Poi dipende dalla fatica, se si farà sentire nella seconda parte. Una bella competizione tra Martina Modiglia e Francesca Maniaci. Benvenuta a passaggio. Attenzione perché adesso sono staccati, ma da poco arriveranno uno dopo l'altro. Avremo una sequenza ininterrotta degli atleti. Pensate che alle Universiadi 33. Mi sono detto solo. Però è il più forte al mondo sotto i 25 anni. Praticamente un campionato del mondo dominato dai giapponesi, si stanno allenando per le Olimpiadi, l'anno prossimo saremo a Tokyo. A confronto, Ale Giacomo, forza ragazzi! Ma lo porta, fa parte dello staff dei miei atleti, poco sopra i 35, noi siamo a 10.100 metri, 3.000 km, non mollate ragazzi, alle Peppe Soprano, benvenuti all'arrivo! Grandi ragazzi, lo staff del team sanitario insieme a noi, così come carabinieri, polizia locale e associazioni di protezione civile. Grazie a tutti, grazie ragazzi e alle ragazze dei pini di Crispano. Siamo 35.30 da via. La prima donna, usiamo il condizionale, dovrebbe essere quasi all'ultimo chilometro. Tre atleti del team Caivano Lammers nelle prime tre posizioni, ma ricordo che il team è particolarmente interessato alla classifica femminile a livello nazionale, visto che ha vinto il titolo italiano assoluti. E finalmente la campagna si mette in mostra anche per questi valori. Leonardo c'è, Sokol. Allora ragazzi, non mollate ora, andiamo a definire Sasà. Dai che è una bella gara, 10.100 metri, 3.37 a chilometro ora.
anzi 3.36 al momento. Andiamo a sprintare, Nino, non mi mollate ora, ragazzi. Carlo c'è, è il momento. Giuseppe 3.37, 3.36, 5 per la precisione, la media chilometro. Aniello, Aniello all'arrivo, 36.45. Vi ricordo che il percorso è di 10.100 metri, quindi non si scherza, perché questo è un percorso velocissimo, si sgancia magari la gamba in vista della mezza maratona internazionale. Domenica prossima saremo sotto le 1.700 stanze della Reggia di Caserta. Siamo a 37 minuti da via, nell'ottica dei 3.41, 3.42 a chilometro, ed è un bel arrivare per gli atleti che vanno a disputarsi le primissime posizioni. Complimenti Antonio, complimenti, forza ragazzi, adesso abbiamo ancora soluzioni di continuità, poi non ne avremo più perché arriveranno uno dopo l'altro, ma ci siamo nel rettilineo finale per questi ultimi 120 metri di gara. 37.40 da via, 3.43, 3.44 la media chilometro ora. La prima donna, Michele, primo crispanese all'arrivo. Michele, grande Michi, uno dei miei splendidi atleti all'arrivo, che vince la classifica speciale dei crispanesi a traguardo. Un 38 minuti ora, 3.46 la media chilometro per voi. Attenzione, perché tra un minuto e mezzo circa ci sarà la prima donna, vedremo se sarà Martina Modio, Francesca Maniesci, Nora Melillo, Giovanna Tessitore a vincere. Al momento in testa al passaggio Martina Modio. Ci sono ancora 90 secondi per scendere sotto il muro di 4 minuti a chilometro. Vai, 38.50 dalla partenza, siamo sotto il muro dei 39. Forza ragazzi, ci sono ancora 60 secondi per scendere sotto il muro dei 40. È il momento di non risparmiarsi, è il momento di proiettarsi verso l'arrivo per la vittoria in campo femminile, ma intanto definiamo quella maschile. Siamo a 39 e 20 dalla partenza. Ora inizia a piovere, ma gli atleti ormai li ferma. Attenzione, un colpo d'occhio in zona arrivo. 39.30 dalla partenza. Eccola qui la prima donna. Prima delle donne in preziale traguardo, Martina Modio, la codirettrice di Videolone.it, Napoli Running. Stufa di Nerone, Martina Modio, 40 minuti per lei, 3.58, 3.57, 5, la media chilometro per Martina. Francesca Maniaci, nel rettilineo finale, la ragazza del team Kevin Runners, Ale Antonio. Forza ragazzi, che siamo sotto i 4 minuti a chilometro per la precisione. Ora 4 minuti a chilometro per Francesca Maniaci, pochi spiccioli di decimi sopra i 4 minuti a chilometro. Francesca c'è, 40 e 30 per lei, 30 secondi dalla vincitrice. Oh, ho il piacere di avere il presidente con l'assistente. Attenzione, perché attendiamo l'arrivo della terza donna, ma intanto siamo a 41 minuti da via ora, 4.04 la media chilometro per voi. Forza! Allora ragazzi, non mollate, portiamo punteggio ai team e viviamo fino in fondo la gara.
te lo meriti? Poi ci sentiamo. Allora forza ragazzi, non mollate, andiamo Nora. Vai Nora, vai via, vai. Dai Nora! Nora Mellillo, terza posizione per Nora, 41-43, per Lola un 4-08, che la dice lunga anche sulla velocità del percorso e sulla bravura della ragazza di Luigi Scelietto. Videorun.it, con noi il meglio dell'atletica, benvenuti sulle pagine giuste. Ale, Angelo, andiamo a chiudere! Caivano con i suoi atleti, Pomigliano con le sue emozioni e i ragazzi della podistica normanna all'arrivo di questa che è la settima edizione della Crispano Corre. Giovanna c'è, grande Giovi, andiamo a traguardo. 42:30, mi ricordo, percorso di 10.100 metri. Via Giovanna che siamo sotto i 43, non mi volano proprio ora, fa parte dello staff delle mie atlete e sta crescendo gara dopo gara. 42:50 per Leonardo. Grande Giovi, 4:14:05 la media chilometro per te, 42:25 in proiezione 10.000. Siamo sotto il muro del 43, anzi l'abbiamo appena superato, ma sotto il muro dell'ideale muro del 43 per chi si registra sui 10.000. 4:17 la media chilometro ora. Grazie Gigi, ti lascio, metto quello giù. Ci sono 100 secondi al muro dei 45, al muro dei 45 in gara. Andiamo ragazzi, non mi mollate proprio ora, è il momento di definirla la classifica finale, è il momento di essere sul pezzo, di esserci fino in fondo. Ogni tanto la deformazione professionale del giornalista si parla di pezzi, ma va bene comunque. Siamo a 44 minuti poco meno dalla partenza, 4:21:06 la media chilometro per chi arriva ora. Ricordo 10.100 metri di gara. Il crono ufficiale, le riprese ufficiali dall'atto di Pasquale Pizzano, le foto di Sonia Damiano, le foto di tanti collaboratori di questa lunga emozione domenicale che stiamo vivendo assieme. La pioggia, le previsioni la davano alle 8, meglio così, va bene, è arrivato un po' più tardi. Ale Graziella, prima crispanese all'arrivo, Graziella Motola grande, complimenti, si vince in casa, visto che emozione, grande Graziella, complimenti, presidente, complimenti a tua moglie, ce ne riesci a fare faccia, oh ha fatto pure un 44:45, mica bene, sa, complimenti, dai, vedi, quando ci si tira lucido come si torna su. Aletina, seconda crispanese all'arrivo. Forse ragazze, ecco le prime due donne, Francesca e Martina. Nora, terza posizione, Giovanna Desidore, quarta. Ancora arrivi, forza ragazze, Saviano con le sue emozioni, le ritroveremo il 1° dicembre. Siamo 45:30, praticamente abbiamo superato da poco la soglia dei 4:30 km, 4:31, 4:32. Ora non mollate perché c'è da vivere fino in fondo, sia la gara, sia il momento della cerimonia particolare, vita c'è. Benvenuta all'arrivo. Carmine! Carmine! Ti vuole Massimo! Massimo, faccio pure l'operatore di servizio. 46 minuti fa è partita la gara. 2760 secondi dal via, così può essere lunga. Franco c'è, Francesco, benvenuto all'arrivo. Alle ragazzi, alle ragazze, Loredana, complimenti a te, ma quante sono le ragazze insieme a noi,
Ma che bella l'Atletica Campana, ma che belle le nostre organizzazioni, non siamo secondo nessuno, anzi devono venire in Campania per imparare come si organizzano le 10 km non solo. Ancora Atletica, ancora Rivi, dottore Bersano, benvenuto, siamo 46-44, 38 km. Grazie. Sono 22. 47. Ora, noi che siamo decisamente lì, dai, dai che sono 10.100 metri, quindi scendiamo sotto il muro dei 47 su 10.000. 4.41, 4.45, 4.45 la metà chilometro. Benita Saporito, Antonella, benvenuta, forza ragazzi, forza ragazze. Complimenti Virginia. Forza Lancimo. Non molliamo ora perché siamo a 47.30. Ancora 28 secondi e saremo alla soglia del 4.45. Dai che la scaliremo assieme con un giusto countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 45 km ora. Nello, benvenuto. Nello, benvenuto all'arrivo. Rachele c'è, siamo ai 48 e 15 dalla partenza, quando saremo 50 e 30 la media sarà di 5 km, ma chi arriva ora si viaggia decisamente più forte. 4.48 la media chilometro per voi, non mi mollate ora, dobbiamo crederci, dobbiamo definire la classifica finale. Carmela c'è, voi che siete ai 300 metri dall'arrivo, ai 250, assieme sotto il muro dei 50, siamo a poco meno di 49 minuti dalla partenza. Pietro Meccaniello non solo. Arianna, ci sono ancora 90 secondi per abbattere il muro dei 5 minuti al chilometro. Muro importante, un muro di riferimento, sarebbe un 3.31 sulla maratona, non è niente male, solo che bisogna tenere dopo per una maratona. Ale, forza Franzi, Anna Maria benvenuta, San Nicola alla strada, le sue emozioni. 60 secondi, un lungo countdown per scendere sotto il muro di 5 minuti al chilometro. Grazie Bert, ma recupero dopo. 3.56 di media, niente male, si torna su. Secondi al muro dei 5 km. Ragazzi, crediamoci, lo so che le energie sono poche, ma adesso è tutto cuore e passione. Alessa sa, benvenuti, il parco c'è. Francesca, forza ragazzi, forza ragazze, ci siamo sotto il muro di 5,3, di 5 km, 15 secondi a disposizione. Ma quanto è bello il team Saviano, con le sue emozioni, con lo so che era, con i suoi atleti. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 minuti al chilometro ora. E adesso il cuore portante di ogni gara, la passione dei tanti in gara insieme a noi. I miei atleti da qui a Crisparo, grazie ad Arcangelo, a Teodoro, a tutti i loro splendidi collaboratori, grazie alle forze dell'ordine, grazie all'amministrazione comunale, grazie al dottor avvocato Emiliano, il nostro sindaco, grazie agli sponsor dell'azienda sensibili al messaggio dello sport, in primis Mondial Service e Caseificio dei Pini.
51 minuti, 20 secondi fa la partenza. 3.080 secondi dall'inizio dell'emozione assieme. Il bello è di chi arriva ora, il bello di chi fatica per portarsi verso l'arrivo, il bello di chi scende la mattina nonostante il clima, nonostante il lavoro che l'aspetta e si allena per essere poi protagonisti insieme a noi qui a Crisfano. Benvenuti a tutti voi, a Dino del Crono, il piacere di avervi protagonisti in gara. Avete scelto noi, avete scelto il meglio. 52 minuti da via, 5-0-9 al chilometro, 1. Siamo sui 5-10, che è un bel piacere. Carlo, benvenuto, forza ragazzi, pomigliamoci. La politica marcianese con noi, Pasqualino, su Estella Runners. Io spero sempre che mi rischiano i capelli con la pioggia, ma tu ne sai qualcosa. Ale Peppe, forza ragazzi, andiamo all'arrivo. 52.30, 5.13 a chilometro ora. E non si molla, le tante ragazze in gara, tanto il cellulare continua a squillare e a vibrare. Benvenute ragazze, è il vostro l'arrivo, la bellezza della Crisfano corre, Filomena c'è, alle fini 53 minuti da via, 5.15 a chilometro ora, 10.100 punti di gara, decisi, puntuali. Alle Raffaele, forza ragazzi, Gallo benvenuto. Gigi! Adele! Il team Carditese, Cardito c'è! Giustamente orgogliosi del loro arrivo, così com'è ogni singolo atleta dal vincitore, Ismail Adim, dalla vincitrice Martina Modio fino all'ultima classificata. Dobbiamo lottarci più là perché diamo il segnale. 53 e 55 la via. Rosa, dai, benvenuta all'arrivo Rosa, sei tutti noi, Run Lab, con i suoi atleti c'è la bella classifica squadre, i ragazzi della Politica Frattese, Caivano Runners, Run Lab, amatori Marathon Frattese e gli altri team. Grazie alla pubblica assistenza San Michele, grazie alla polizia locale, grazie ai carabinieri, grazie all'associazione insieme a noi. 30 secondi alla soglia dei 55 minuti dalla partenza. Saremo alla media di 5.30 quando saremo a 55.32 dal via. Bravo Ale, bravo Alessandro, vai. Ale Alessandro, benvenuto all'arrivo. Antonio, benvenuto. Tu qualcosa già. 55 minuti. Forza ragazzi, forza ragazze. Noi che siamo sotto i 5.30. Crediamoci assieme. Mancano 20 secondi al muro dei 5.30 km, poi la cosa sarà confermata da Pasquale Pizzano. Classifica in tempo reale che già potete vivere sulle pagine di garepodistiche.com. Siamo 5, 4, 3, 2, 1, 5.30 ora, 5.30 ora. Tina, benvenute ragazze, benvenute. Atletica in rosa che cresce anno dopo anno a sintesi della volontà delle donne di essere assolute protagoniste così come lo sono state quest'oggi e non sono tuttora in corso d'opera alla Crisfano Corre. Roll up all'arrivo. Podistica normale, l'appuntamento con la 10 miglia, la prossima primavera. Ci saremo. 56 minuti, 5.33,
la media a chilometro ora. Michela, vai Michela! Vai Michela! Michela, grande Michela! Michela c'è! Ecco, è l'ultima! Alto! Mina Peperuta! La pioggia può essere anche piacevole per gli atleti, un po' meno per noi, ma va bene comunque, siamo 56 a 40 grazie al service dell'ottima amplificazione, mi permette di lavorare al meglio e far arrivare la mia voce. Finanza Sport Campania, Rosario qui con noi, Run for Love, c'è qualcosa di speciale? Benvenuti ragazzi! Grande Mario! Mario, benvenuto all'arrivo! Con arrivi! Complimenti Alessandro! Siamo qui che siete ai 400 metri dall'arrivo! Perché no? Assieme sotto il muro dell'ora! 6 minuti a chilometro quando saremo 1 ora 00 e 36! Proprio perché il percorso è 100 metri più lungo dei canonici 10.000 metri di gara. Gina, benvenuta. Carmela, Atletica Chiaivano c'è. Giusto l'emozione dell'arrivo, l'arco, la sintesi del tutto e poi si è pronti a ripartire. Gigi, Peppe, ragazzi benvenuti all'arrivo, Francesco dottore. Vai Gigiotto, forza! Ciao. Dottore benvenuto e complimenti a tutti voi. Siamo 58 minuti da via, 3480 secondi e Maria Donascimento chiude la sua emozione di Crisfano. Benvenuta! E torna il sole a Crisfano, ma il sole non è mai mancato. E il sole dell'organizzazione del saper dare l'accoglienza giusta agli atleti. Un grazie a tutto lo staff operativo in zona villa, lungo il percorso. Ancora traguardi. 58 e 40, ora 5 e 40 la media chilometro. Alessio Peppe, andiamo all'arrivo. Peppino arriva, si definisce anche la classifica di categoria. Gian Piero c'è, benvenuto. Mancano 90 secondi alla soglia dei 6 minuti al chilometro. Ci siamo decisamente dentro, poi tutto visualizzato sulla pagina di Pasquale Pizzano. Poi avremo la cerimonia particolare, non andate via, c'è la giusta accoglienza che i pini di Crisfano ti stanno offrendo, quella che fa ancora più la differenza nel momento artistico che stiamo vivendo assieme. Percorso perfetto, 10.000 e 100 metri, manca solo la maledizione, ma ci siamo completamente. Meno di un'ora da via. Ale Carmine, forza ragazze, le ragazze della Polistica Romana in zona arrivo, l'Atletica Cerrana con il suo riguardo, 30 secondi al muro dei 6 minuti al chilometro, ricordo 10.100 metri. Run for Love, mi ha prendito fra gola Saviano. Andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 minuti a chilometro ora. Paola ragazze, benvenute. Anna Emilia, Valentina, Anna Maria, benvenute. Anna Marianna, benvenuta all'arrivo. Valentina, Anna Maria ci sono, così come Marianna. Poco sopra i 6 minuti a chilometro 6:01 per la precisione per Anna Maria e per Valentina.
www.pubistidoc.it. Poi vivremo le foto e le lasceremo alla prova d'andare gli articoli di riferimento alla gara. Alessia Sa, Salvatore Bardellino, un ultra ottantenne in zona arrivo. Benvenuta Raffaella, complimenti a te. Alessia Sa, grande Sasa, round up. No, 607 la media chilometro ora. L'estate di Villa Comunale per l'accoglienza, l'estate di Villa Comunale per la premiazione, l'estate di Villa Comunale per completare le emozioni che i figli di Crispano ci stanno offrendo. Ancora lì con la gara, con la Crispano, bel pubblico anche a passaggio lì a 100 metri dalla zona arrivo, a sintesi che la città vive l'evento. Ragazze, benvenuti al traguardo. Rosaria Pina, complimenti a voi. Pina, benvenuta. Ale Michele. Ale Vincenzo, benvenuto all'arrivo. Dai Michi, benvenuto. Grande Michele, la bronzatura della nostra bellissima Sorrentina. Grande. Bacia a tua moglie. 1:03 da via. Grazie. Ciro, benvenuto. Bello vedere il vostro arrivo. Bello, un viaggio nel cuore di Crispano, l'abbiamo fatto assieme grazie a questa bella emozione che il team di Arcangelo, i pini di Crispano, ci stanno offrendo. Ragazzi, avete scelto davvero il bello, perché bello, quest'oggi è la firma dei pini di Crispano, le nostre ragazze all'arrivo, le ragazze del team che vanno Runners. Bravi! Per un po' saremo salvi. Jerry, benvenuto. 1:04:20, aspetteremo come giusto che sia fino alla chiusura con il sigla evento, con l'arrivo dell'ultima atleta, e poi ci immergeremo nella piacevolezza, nell'accoglienza post gara del team Pini di Crispano all'interno della villa comunale. Rosa Di Martino c'è. Rosa, benvenuta a Crispano. Dalla sua Maiano porta il DNA della bella atletica. Rosa Di Martino, è la giusta foto di Sonia a traguardo. Poco più di 1:05 per una splendida Rosa Di Martino. Una ultra 65enne, sempre protagonista delle nostre gare. Aspetta, aspetta ancora te. A 70 anni di festeggiamento con Rosa a gennaio. Una foto con il grande coach. Ma quando è che va questa cosa? Cinzia Lorenza, la sua prima 10 km. Cinzia Lorenza, la sua prima 10 km, ancora all'accompagnata, che cosa vuoi di più?
Grande Cinzia, complimenti, sei entrato ufficialmente a far parte del tour dei pazzi che corrono tutte le domeniche. Ispettore, vedete come è entrata la signora, ha bisogno di passare, non so se puoi chiedere, non so se Pasquale può farla passare. Può passare, la macchina può passare. Piano piano. Aspetta, giusto, facciamo passare questi tre atleti e poi potrai passare. Rosa, dai, benvenuta all'arrivo. Brava. Grande. Attenzione. Vedete che il bello dell'atletica prescinde dal risultato economico, prescinde dalle classifica individuale, c'è cioè la piacevolezza dell'arrivo, la gioia del traguardo, anche un'ora e 10, anche un'ora e mezza, ha lavorato a New York, oltre le 8 ore, arrivano con una gioia dentro che è decisamente superiore a quella del vincitore, quindi è la sintesi di tutto, la maratona di New York che quest'anno c'è stata domenica scorsa come tutte le prime domeniche del mese di novembre. Ancora lì. Quale? 1,08 la via, 4.080 secondi dalla partenza. Vai Caterina, vai! Via! Caterina c'è! Benvenuta Caterina! Benvenuto Roberto! Caterina e Roberto a chiudere l'emozione di Crispano assieme! Teodoro, ti aspettiamo qui all'arco d'arrivo. Teodoro, una delle colonne portanti dell'organizzazione. Teodoro, se riesci a sentirmi qui in zona arrivo, grazie. Massimuccio, complimenti. Aspettiamo, complimenti. Hanno coordinato al meglio la zona Pio e arrivo. Ma ci sono messo luce bene perché mi sono bagnato tutto, Marco. Ancora no. Ma no, qua, l'altra strada parallela. Un grazie al sindaco, l'avvocato Emiliano, la vice sindaco assessore allo sport, la dottoressa Lara Imitazione, al parroco Don Adriano. Un grazie ai sponsor ufficiali, anzi i partner ufficiali del nostro evento, Caseificio dei Pini, Mondial Service con Pasquale Marino, galleggiato in casa, Studio Imperioso, Nausicaa Medical, Fuffu Museo del Cane, Istituto Padre Lanzano, e un grazie alle tante aziende, un grazie a te, alla RIM. No, sotto le 10. 6,55 la media chilometro per te. Un grazie al comando polizia locale, ai carabinieri, all'associazione culturale Pazzo d'Orgiglio, all'associazione nazionale Vigili del Fuoco, alla delegazione di Marigliano, all'SD, Space Jam, Crispano, al team sanitario San Michele, insieme a noi. Michi, forza ragazzi, benvenuti all'arrivo. Due solo, Pasquale? Ma metti proprio in mezzo, capito? Un'annante e un'arrivo, guarda che non porta, sicuramente hanno perso loro. Eccoli qua. Michelina c'è, ragazze, benvenute. Ci vediamo anche il pettorello.